Ogni giorno una studentessa competitiva e preparata tatticamente si sveglia e sa di dover affrontare vari step di obiettivi didattici. Ogni giorno uno studente poco competitivo a livello didattico si sveglia e sa che dovrà sottrarsi a ogni tattica di accerchiamento per stanarlo usando ogni copertura possibile. Siamo giunti al terzo livello dell'universo del verbo, con le sue funzioni particolari. Misuriamo ora gli stadi delle vostre evoluzioni. Ultimo stadio, prof. I verbi essere e avere, dotati di coniugazione propria, possono svolgere la funzione di ausiliari al servizio di altri verbi, oppure avere un significato proprio. Valutiamo questi casi. Oggi sono stato interrogato dal professore di italiano e ho preso un bel 10. Bene, risposte tutte corrette. In sono stato interrogato, essere è infatti ausiliare, in un tempo composto. Stessa cosa per avere, in ho preso. Ed ora la seconda frase. Gli allievi avevano timore di essere rimproverati dal professore. Attenti, in avevano timore, avere ha significato proprio. In essere rimproverati, essere è ausiliare. Devo andare in bagno. Ecco, la richiesta di Moretti mi fornisce l'occasione per ricordarvi i verbi servili potere, volere e dovere, quando non hanno significato proprio, ma sono al servizio di un altro verbo di modo infinito per arricchirne il significato. Ma anche sapere, nel senso di saper fare, desiderare, preferire. Sì, prof, io però dovrei proprio andare. Sì, ok, vai. Dicevamo, i verbi fraseologici, invece, precedono altri verbi di modo indefinito, che sono Infinito, participio, gerundio. ai quali sono uniti direttamente, come in Moretti sta perdendo tempo, o per mezzo di una preposizione, come in proveremo a risolvere. Quando un verbo si dice predicativo e quando copulativo? In base al significato e alla funzione sintattica che assumono all'interno della frase, i verbi vengono di norma distinti in due grandi categorie. I predicativi hanno un significato compiuto anche da soli, sono verbi tosti. I copulativi sono più romantici e servono a collegare il soggetto a un nome o a un aggettivo e hanno quindi una funzione analoga a quella del verbo essere, che come sappiamo si chiama copula. Per avere senso compiuto, i copulativi necessitano pertanto di un nome o di un aggettivo che li completi. Nella lingua italiana, oltre al verbo essere, vi rientrano molti altri verbi. Quali? Divenire, Apparire, dimostrarsi. parere o sembrare. Oh, state attenti, eh?